Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. Siamo a un evento in Chateau Montfort qui a Milano. Incontriamo il direttore de Il Granello, Luca Landolfi. Questa cooperativa. Direttore di una cooperativa che si occupa di persone con disabilità in età adulta, che è qui perché ha conosciuto Daniela Cuzzolin proprio in occasione di un servizio televisivo fatto sul nostro nuovo spettacolo che si intitola Questo sono io. Si sono aperte queste porte sul nostro mondo. Ecco, tra l'altro raccontaci un po', è una comunità, una cooperativa. Si chiama Cooperativa Il Granello Don Luigi Monza e ospita all'interno delle sue strutture, che sono sia diurne che residenziali, circa 250 ragazzi con disabilità. Ecco, diciamo, questi ragazzi poi le buttate sul palco? Sì, li buttiamo sul palco. All'interno delle loro attività diurne c'è anche l'attività teatrale, quindi chi sceglie di farla sceglie in realtà di far parte della nostra compagnia teatrale, quindi che va al di là dell'impegno diurno, ma è una vera e propria compagnia teatrale dove l'inclusione è automatica. Quindi sul palcoscenico, oltre i nostri 60 ragazzi, ci sono anche 30 volontari, più tutto l'entourage di chi monta, smonta, luci, audio e tutto quello che un musical prevede. Ecco, tra l'altro noi vi abbiamo seguito a Varese, avete fatto questa pièce. C'è l'idea di approdare anche su Milano? Assolutamente sì, c'è l'idea, che è sempre più concreta, di arrivare a Milano a inizio 2020 e di proseguire poi nelle varie città della regione Lombarda. Ecco, diciamo, mi faccio serio, questi 250 ragazzi sono ragazzi che hanno dei problemi, ecco. Come fanno a avvicinarsi a voi? Come fate a reclutarli? Insomma, avvicinarsi a voi? Allora, in maniera istituzionale sono gli invii dei servizi sociali del paese di residenza della persona. In maniera ufficiosa, in realtà, anche il teatro ha contribuito a farci conoscere, e quindi i genitori magari si trovano prima a teatro che non nel mio ufficio, e a teatro capiscono che noi siamo una buona alternativa alla vita di tutti i giorni dei loro figli. Luca, sei giovane, quindi... Vabbè, sei giovane, tra virgolette, mi fa segno di no. Sei giovane, direttore, sicuramente un impegno a parte il discorso sociale anche umanitario. Siamo sotto le feste di Natale, facciamo un lancio perché sicuramente la vostra cooperativa ha bisogno di aiuti. Certo, facciamo un lancio che in generale stiamo vicini alle persone con disabilità e a chi si occupa di loro. Per noi, per la cooperativa Il Granello, dico a tutti i milanesi, appena sentirete la notizia del nostro approdo in un teatro molto famoso di Milano che non posso ancora svelare, veniteci a vedere, perché la prima cosa non è mai il denaro, ma è il contatto fisico. È molto importante per questi ragazzi. Ecco, avete un portale, un sito dove incontrarvi? Sì, abbiamo una pagina di Facebook, abbiamo una pagina di Instagram e abbiamo il nostro sito, che è Il Granello Don Luigi Monza. Grazie, sento che c'è molta umanità. Grazie, buone feste a te e a tutta la tua cooperativa comunità. Grazie ancora. Grazie a voi per l'attenzione e buon anno a tutti. Salutiamo Luca Landolfi. A voi la linea.